azienda qua. In questa azienda cosa fanno? Era gente fantastica, era un'azienda, grossa azienda agricola, che aveva, l'azienda era la Pugnalin, perché era di proprietà della moglie del Canaroli. Canaroli, l'abbiamo noi conosciuto per inciso, perché lui era un professore di idraulica agraria, insegnava all'Università di Milano, queste cose le saprà. Poi adesso bisogna dire la verità, durante il fascismo, perché lui era, ha fatto la sua carriera durante il periodo del fascismo, sì. ed era un eminente tecnico delle bonifiche durante il ventennio, cioè insieme con professor Ronchi, con Medici, certo, che poi è diventato ministro, e tutta quella gente là, che io ho conosciuto per caso, perché essendo lui, questo Emiliano Canaroli, ha sposato una Pugnalin, che era la proprietaria dell'azienda dove ho lavorato io, che poi alla morte dell'uno e anche della signora Pugnalin, che è morta, il professore è morto nel 56, mi pare, la moglie è morta nel 70-71, e no, allora da quella data è diventata di proprietà di uno dei figli di Canaroli. Avevano due figli, uno ha ereditato qua, l'altro ha ereditato altre cose in bonifica. E diciamo, io sono rimasto loro dipendente fino al 1996, sono arrivato tutta la loro mia vita. Non hanno mai fatto riso. Qua mai fatto riso. E quindi cioè, gli studi sull'ibridazione per fare il Carnaroli non è... Lui era presidente dell'ente nazionale Risi. Lei sa che prima, durante il ventennio e fino al 45, era l'ente nazionale Risi. Il presidente era Carnaroli, il quale da buon docente universitario ha un po' istituito questo centro di ricerca, essendo presidente, e naturalmente tra i suoi ibridatori ce n'era uno di particolarmente brillante, mi diceva lui, io le so per... Certo, per voce riportata. Per voce riportata, c'era questo eminente, questo bravo tecnico, ibridatore, un genetista, sa che durante il ventennio anche tutti i frumenti, il Damiano Chiesa, il Tevere, eccetera, c'era tutta l'evoluzione, no? Ha dato un impulso straordinario, senza far torto a nessuno. No, certo. Perché quando si parla di queste cose del ventennio c'è sempre qualche levata di scudi. Lui l'ha fatto... Ha fatto del bene alla nazione. Ma lui era un tecnico, era e tale rimasto, ha avuto l'incarico di questo internazionale Risi, ha incoraggiato, sostenuto e finanziato questo ibridatore, il quale poi, quando ha ottenuto questa varietà di riso, che si distingueva anche allora, parliamo dell'anteguerra, parliamo, che a quei tempi non andava bene perché era troppo alto, lui aveva sempre detto, e mi ricordo, io l'ho conosciuto, diceva, questo è un riso che avrà un futuro fantastico, diceva. Diceva Carnaroli. Carnaroli è il suo ibridatore, il suo tecnico, il suo ricercatore, insomma. Sì. E questo è un riso che avrà un futuro, difatti. E quando è esploso questo Carnaroli, questo riso Carnaroli, io già l'avevo in testa, perché da ragazzo
avevo incontrato sta gente e ecco, questa è un po' la storia. E questo ibridatore chi è? Non se lo ricordo. Questo non me lo ricordo, io l'ho conosciuto di persona, perché il professor Carnaroli a una riunione, mi pare, dell'ente nazionale olimpiche, una cosa così. Però è stato fatto capire. Sì, sì, sì. A istituire la ricerca per cercare questa cosa è stato. Questa cosa ha dato impulso alla ricerca. Da quello che ho capito io, ha finanziato anche con mezzi propri questo ibridatore, per incoraggiarlo a andare avanti. E ho ottenuto questa varietà, e lui, per riconoscenza a questo professore, che era una persona fantastica, e tutti i Carnaroli erano della gente straordinaria, certo. E il quale, appunto, in segno di professore, questo lo chiamiamo Arisu Carnaroli, lo chiamiamo. Questo l'ho saputo io durante il mio periodo in cui ho, perché l'Emiliano Carnaroli, professore, docente di idraulica agraria, eccetera, alla facoltà, all'Università di Milano, poi che ha collaborato con Ronchi, Medici, eccetera, per lo sviluppo di tutte le bonifiche italiane, ha collaborato. Certo. Era un personaggio poi fantastico, poi conosciuto anche poi dal punto di vista umano. E di dove era quell'ibridatore lì? Lei lo sa? Di dove era? No, non lo so. Io l'ho solo conosciuto di persona. Lui è stato il capo di questo gruppo. Carnaroli, secondo la mia opinione, da quello che ho capito io ero un ragazzo allora, appena perito agrario, appena sfornato dall'Istituto di Padova, ho trovato occupazione presso questa azienda che era della moglie del Carnaroli. Però il procuratore era questo professore Emiliano, io ho conosciuto gli ultimi anni, con il quale avevo instaurato anche un rapporto molto... molto buono, insomma. Che poi ho continuato fino alla nipote, perché? Che poi ho continuato fino alla nipote, fino a quella che avete conosciuto voi. Elena. Elena, c'erano due nipoti, Elena e Francesca. Ci siamo lasciati nel 96, io poi ho fatto dell'attività per conto mio in altri campi, perché la mia specializzazione era quella del tabacco, quella del tabacco. Già, sì. Perché qua questa ditta, che era questa azienda di proprietà della moglie del Carnaroli, e di cui Carnaroli era procuratore, però, e Carnaroli Emiliano, aveva l'attività principale, era quella della coltura del tabacco Kentucky. Pensa. Questa casa, che poi ho comprato nel 75, l'ho comprato da loro, quando mi sono sposato, ho avuto figli, eccetera, questa casa era un essiccatoio di tabacco, questa, trasformata poi successivamente in abitazione, per uso civile, perché se noi andiamo a tirare via la malta qua dai muri, la pietra è ancora annerita, perché questo era un tabacco dove si faceva la cura, non veniva essiccato, si faceva la cura con fuoco diretto e col fumo, perché il Kentucky sa di fumo, quello per i siri, sa di fumo, no? Cosa che è scomparsa dal dopoguerra, perché adesso si coltiva solo in Toscana,
Beh, comunque è stato lui a dare impulso a questa ricerca e a fare in modo che con i finanziamenti suoi, sovvenzioni sue anche, eccetera, venisse fuori questo riso che... Perfetto. Lui ha capito subito di che cosa... Sì. Lui aveva questo ibridatore e ha detto che era questo ibridatore, questo tecnico che ha fatto queste, che ha creato queste varietà di riso, non solo questa ma anche altre, ma ogni tanto esse, perché no, se voi sapete nel mondo della ricerca non tutto va... E a un certo momento è saltato fuori questa cosa che ha impressionato i tecnici di allora, questo me l'ha detto l'ibridatore, che io ho conosciuto di persona, però non mi ricordo il nome, non ho visto occasionalmente, dice se non era per il professor Carnaroli queste cose... Non si sarebbero fatte. No. Perfetto.